Sì, grazie Presidente. Solo 30 secondi per spiegare l'intento di questo emendamento. Dopo gli incontri con le associazioni di categoria dei commercianti erano molto preoccupate in merito all'estensione della ZTL. Naturalmente con questo emendamento, cioè aggiungendo all'ultimo comma della delibera l'indirizzo, la frase "e nel rispetto della continuità delle attività produttive, artigianali e commerciali presenti all'interno delle ZTL, Centro Storico e Trastevere", intendiamo porre l'accento sul fatto che noi, come fanno le principali capitali europee, tuteleremo comunque il commercio e l'artigianato. Questo però non andando a specificare nel dettaglio come altri ordini del giorno e emendamenti hanno voluto fare, ma rispettando l'intento della delibera, che è una delibera di indirizzo. Quindi noi con questo emendamento diamo atto della volontà di non incidere in alcun modo sull'attività commerciale e artigianale del centro storico. Grazie.